24 anni fa, quando l'Unione Europea, con la raccomandazione 92411, invitava gli Stati membri ad adeguarsi ai Paesi che avevano già introdotto tra le proprie politiche di welfare misure di garanzia di reddito. In particolare, l'Europa invitava gli Stati membri a riconoscere, nell'ambito di un dispositivo globale e coerente di lotta all'emarginazione sociale, il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana, e sottolineava che le persone escluse dal mercato del lavoro o perché non hanno potuto accedervi o perché non hanno potuto reinserirvisi o che sono prive di mezzi di sostentamento devono poter beneficiare di prestazioni e di risorse sufficienti adeguate alla loro situazione personale. Noi socialisti abbiamo lavorato nelle diverse situazioni istituzionali e non affinché quelle raccomandazioni fossero tradotte in realtà, anche con proposte di legge, ultima quella presentata in questa legislatura dal collega Buemi in Senato. Oggi, con questo provvedimento, andiamo a compiere un passo nella direzione giusta. Lo facciamo forse in maniera insufficiente, in maniera selettiva, lo facciamo in ritardo, ultimi insieme alla Grecia a provvedere a questa misura, ma per la prima volta ci andiamo a dotare di uno strumento di contrasto alla povertà assoluta, non più in forma sperimentale o provvisoria. Nel corso della discussione generale sono state avanzate molte critiche da parte dell'opposizione sulle insufficienze di fondi, sul fatto che il provvedimento riguardi soltanto le famiglie che si trovano in povertà assoluta, lasciando fuori una larga fetta di cittadini e cittadine che non godono di quelle condizioni idonee a condurre una vita dignitosa. È abbastanza vero, ma sono certa che nessuno in quest'Aula sarebbe contrario a misure che garantiscono a tutti un buon livello di benessere. Ma un conto sono i sogni, eppure la demagogia, altro è la realtà. D'altra parte, se un reddito minimo di inserimento declinato in forme molto diverse tra loro è presente in tutti i paesi europei, in nessun paese invece, né in Europa né nel mondo, esistono esperienze di reddito di cittadinanza che è un reddito elargito dalla comunità a tutti i suoi membri su base individuale senza prova dei mezzi o richieste di impegno di lavoro. Inevitabilmente chi governa, chi legifera, deve fare i conti con le risorse disponibili e questa che passiamo ora, che approviamo ora, è una proposta realistica, concreta, attuabile da subito, fondata sia su trattamenti economici sia sull'azione della rete dei servizi sociali, una base di partenza che in futuro potrà essere, anzi ci auguriamo, sarà incrementata e allargata. La componente socialista voterà a favore del provvedimento. La ringrazio.